La locanda della tormenta presenta Come trarre vantaggio dai nemici di Plutarco. Buon ascolto. 1. Vedo, o Cornelio Pulcro, che tu hai scelto di governare nel modo più mite, in cui, pur essendo di grande utilità per le questioni pubbliche, non di meno nel privato, a coloro che ti incontrano, ti concedi del tutto privo di quella malignità che reca dolore. E seppure è possibile trovare un territorio dove non vivano animali selvatici, come raccontano di Creta, tuttavia finora non esiste un'attività di governo che non abbia portato né invidia né gelosia e rivalità, passioni che più di tutte generano inimicizia. Ma se non vi è altro, allora sono le amicizie ad implicarci nelle inimicizie. E dato che su questa cosa, avendoci riflettuto anche il sapiente Chilone, a chi gli aveva detto di non avere nemici, chiese se non avesse neppure un amico. A me sembra conveniente per un uomo di governo che si siano osservati con attenzione i diversi aspetti relativi alle inimicizie e che si siano ascoltate le parole di Senofonte, il quale afferma, non senza utilità, che è proprio di chi possiede intelligenza trarre vantaggio dai nemici. Quello che dunque recentemente mi si è presentata l'occasione di dire nei confronti di tale argomento, dopo averlo raccolto sotto la medesima dicitura, te l'ho inviato, avendo risparmiato il più possibile di citare quanto già scritto e presente nelle esortazioni agli uomini di Stato, dal momento che ti vedo spesso tenere a portata di mano anche quel libro. 2. Bastava per i primi uomini non subire danni da parte di animali sconosciuti e feroci, e questo era per loro l'intento finale delle lotte contro le belve. Ma quelli che vennero dopo, avendo ormai appreso a servirsi degli animali, ne ricavavano anche un vantaggio, nutrendosi della loro carne, indossando pellicce, curandosi con la bile e il siero e riparando se stessi con le pelli come armature, tanto da essere ben degno il timore che, venuti a mancare gli animali, per l'uomo la vita diventi bestiale, priva di mezzi e selvaggia. Poiché dunque agli altri è sufficiente non soffrire ad opera dei nemici, mentre Senofonte dice che chi ha intelligenza trae vantaggio da quanti gli sono contrari, non bisogna diffidare, ma cercare piuttosto un metodo ed una tecnica con cui questo bene possa derivare a coloro per i quali è impossibile vivere senza un nemico. L'agricoltore non è in grado di bonificare con innesti ogni albero, né chi va a caccia di addomesticare ogni animale. Cercano dunque, secondo le diverse utilità, l'uno di ricavare un vantaggio dagli alberi che non danno frutto, l'altro dagli animali selvatici. L'acqua di mare è imbevibile e dannosa, eppure dà nutrimento ai pesci, ed è un veicolo che in ogni luogo consente per quanti viaggiano di attraversare gli spazi. Quando il satiro, avendolo visto per la prima volta, volle baciare ed abbracciare il fuoco, Prometeo disse: «Tu, capro, di certo sentirai dolore al mento!» E difatti il fuoco brucia chi vi si è accostato. E tuttavia offre luce e calore, e per quanti hanno imparato ad utilizzarlo, è strumento di ogni tipo di attività. Osserva allora anche il nemico, pur essendo per il resto dannoso e difficile da trattare, in un modo o nell'altro si lascia afferrare, usare, in maniera adatta e procura vantaggi. E fra gli episodi, molti sono sgradevoli, odiosi ed avversi a coloro che vi si imbattono. Ma tu vedi che alcune persone fanno uso anche delle malattie per disimpegnarsi e starsene inoperosi, e fatiche, occorse a molti, li hanno resi forti ed esercitati. Alcuni, anche nella perdita della patria e l'abbandono delle ricchezze, trasformarono in una possibilità per avere tempo libero e dedicarsi alla filosofia, come nel caso di Diogene e Cratete. Zenone, invece, quando gli naufragò la sua attività di commercio marittimo, saputolo, disse: «O fortuna, tu agisci proprio bene, perché mi spingi verso il mantello logoro del filosofo!» Come infatti tra gli animali, quelli più forti di stomaco e resistenti, mangiando serpenti e scorpioni, li digeriscono, e vi sono quelli che addirittura si nutrono anche di sassi e gusci, li metabolizzano mediante la forza ed il calore del loro soffio. Gli schizzinosi e i malati, invece, messi davanti al pane e al vino, provano nausea. Alla stessa maniera gli sciocchi distruggono anche le amicizie, mentre gli assennati sanno usare in modo conveniente pure le inimicizie.
3. In primo luogo, dunque, mi sembra che la dannosità maggiore presente nell'inimicizia potrebbe diventare il vantaggio più grande per quanti pongono attenzione. E qual è questo vantaggio? Il nemico sorveglia sempre desto e sta in agguato delle tue azioni e cercando un appiglio passa in rassegna tutta la tua vita, non solo guardando attraverso le querce come linceo o attraverso le pietre e le tegole, ma anche attraverso ogni amico, servo e persona di famiglia, frugando il più possibile quanto viene compiuto e scavando ed indagando a fondo i tuoi propositi. Spesso, infatti, gli amici ci passano di mente, anche se sono ammalati e addirittura morti, poiché noi non ce ne curiamo e li teniamo in lieve conto. Mentre, dei nemici, per poco non ci interessiamo anche dei loro sogni. I malanni, i debiti, i contrasti con la moglie passano di mente più ai diretti interessati che al nemico. Più di ogni altra cosa egli si attacca agli errori e ne segue la traccia. E come gli avvoltoi sono attratti verso il puzzo dei corpi in decomposizione, ma non hanno sentore di quelli integri ed in buona salute, così le debolezze, le mediocrità, le sofferenze eccitano il nemico e vi si slanciano quelli che nutrono sentimenti di odio e a queste cose si attaccano e le fanno a pezzi. Ma è questo dunque il vantaggio? Certo, vivere in modo prudente, fare attenzione a se stessi e non compiere né dire nulla senza la dovuta cura e riguardo, ma conservare sempre la propria vita irreprensibile, come in una precisa regola e condotta. Difatti, la cautela che in tal modo tiene a freno le passioni e mantiene la ragione, produce esercizio e la scelta di vivere convenientemente e senza motivi di biasimo. Come infatti le città, rese temperanti dai conflitti con i vicini e dalle continue spedizioni militari, preferiscono il buon governo ed una sana condizione politica, così quelli che, a causa di alcune inimicizie, sono costretti ad essere sobri nella loro vita, a guardarsi dall'indolenza e dalla superbia, a compiere ciascuna cosa con utilità, per abitudine, senza accorgersene, sono spinti verso un comportamento privo di colpe e rendono acconcia la loro indole, anche se la ragione li può aiutare poco. Difatti, per chi lo conosce, il verso «ne godrebbe di certo Priamo e i figli di Priamo» lo volge, distoglie ed allontana da quelle cose a motivo delle quali i nemici si rallegrano ed irridono. E noi osserviamo nei teatri gli artisti di Dioniso rilassati, senza adeguata preparazione e che spesso non si esercitano con attenzione quando sono da soli. Però, se nasce una contesa ed una rivalità con altri, allora non solo se stessi, ma anche i loro strumenti tendono in misura maggiore, tirando le corde e cercando di trovare la giusta armonia quando soffiano nel flauto. Perciò, chiunque si è reso conto che il nemico è un competitore nella vita e nella fama, fa più attenzione a se stesso, esamina con accortezza le proprie azioni e dà una regola alla sua esistenza. Poiché anche questo è proprio della cattiva condotta, il fatto che per le cose in cui commettiamo degli errori proviamo vergogna più dei nemici che degli amici. Per tale motivo Scipione Nasica, anche se alcuni credevano e andavano dicendo che lo Stato romano era ormai posto al sicuro dopo la distruzione di Cartagine e l'asservimento dei Greci, ora, egli rispose, siamo davvero in pericolo, perché non ci siamo lasciati nessuno da temere né dinanzi al quale provare vergogna. 4. E poi, prendi la risposta di Diogene, risposta particolarmente filosofica e politica. Come posso difendermi dal nemico? Diventando tu stesso modello di virtù. Quando vedono i cavalli di razza dei nemici e i loro cani che raccolgono elogi, si struggono. Se scorgono un campo ben lavorato, un giardino fiorito, si lamentano. Allora cosa pensi che farebbero se tu ti mostrassi un uomo giusto, assennato, buono, nei discorsi valente, nelle azioni integro, ordinato nella condotta di vita e che col pensiero trae frutto dal solco profondo da cui fioriscono le sagge decisioni. Gli uomini vinti, afferma Pindaro, sono incatenati da un grande silenzio, non singolarmente o tutti insieme, ma quanti vedono se stessi vinti dai nemici nella cura, nella bontà, nella grandezza d'animo, nell'amore verso gli altri uomini e negli atti di beneficenza. Sono queste le cose che, come dice Demostene, fanno girare indietro la lingua, chiudono la bocca, impediscono di fiatare, costringono al silenzio. Tu, dunque,
distinguiti dalla gentaglia. Puoi farlo. Se vuoi dare un dispiacere a chi ti odia, non chiamarlo effeminato, codardo, impunito, accattone, tirchio. Ma sii tu stesso un uomo. Mostra temperanza, sincerità ed usa benevolenza e giustizia con quelli che ti incontrano. E se poi sei trascinato all'insulto, tieniti il più lontano possibile da ciò per cui lo insulti. Immergiti nella tua anima, osserva con attenzione i difetti, per impedire che da qualche parte nei tuoi confronti si mormori un'ingiuria che è stata detta del tragico, degli altri medico quando egli stesso è ricoperto di piaghe. Se tu dici il tuo nemico ignorante, intensifica dentro di te il desiderio di apprendere e l'operosità. Se lo dici vile, risveglia maggiormente il coraggio e la virilità. Se invece lo dici osceno e intemperante, qualora nella tua anima vi fosse qualche traccia nascosta di amore per i piaceri, cancellala. Infatti, nulla è più vergognoso e doloroso di un'ingiuria che torna indietro. Ma anche il riflesso della luce sembra infastidire di più la vista debole, e fra i rimproveri infastidiscono di più quelli che dalla verità sono ricondotti indietro contro chi muove il rimprovero. Come il grecale trascina le nuvole, così anche la vita meschina trascina contro se stesso le ingiurie. 5. Platone, ogni volta che si ritrovava insieme ad uomini dal comportamento sconveniente, era solito dire a se stesso: «Ma io sono forse tale?» Chi ha ingiuriato la condotta di vita altrui, se osservasse subito con attenzione la propria e la mutasse, raddrizzandola e correggendola verso il contrario, ricaverebbe un qualche vantaggio dal lanciare ingiurie, cosa che altrimenti sarebbe inutile e vana, e lo è davvero. Molti ridono dunque quando uno che è calvo o gobbo ingiuria e deride gli altri per quegli stessi difetti. È certo ridicola l'ingiuria e la derisione verso tutto ciò che può essere ingiuriato di rimando, come Leone di Bisanzio, il quale, ingiuriato da un gobbo per la debolezza dei suoi occhi, rispose: «Un difetto umano tu rimproveri, ma portando sulle spalle il segno della vendetta divina». Per questo motivo, non ingiuriare l'adultero, se tu stesso sei pazzo di libidine per i fanciulli, né il prodigo, se tu sei un tirchio. «Appartieni alla stessa razza della donna che uccise lo sposo», dice Alclemeone ad Adrasto. E quello allora cosa fa? Risponde muovendogli un rimprovero non estraneo, ma appropriato al personaggio. «E tu sei stato l'uccisore della madre che ti ha generato!» Crasso, rivolgendosi a Domizio, chiese: «Non hai forse pianto quando è morta la murena allevata per te nel vivaio?» E quell'altro rispose: «E non è forse vero che tu non hai pianto neppure dopo aver seppellito tre mogli?» Chi ha intenzione di lanciare un'ingiuria, non è necessario che possieda uno spirito sagace né una voce risonante o sia sfrontato, ma che non offra motivo d'ingiuria e sia irreprensibile. Per nessuno, infatti, sembra così prescrivere il Dio come per chi è sul punto di riproverare gli altri, quando afferma quel famoso «conosci te stesso». Perché dicendo ciò che si vuole, non si ascolti però quello che non si vuole. Una tale persona infatti ama, secondo Sofocle, tirata fuori invano la lingua nolente, ascoltare quelle parole che volente direbbe. 6. Nell'ingiuriare il nemico vi è quest'altro vantaggio ed utilità non minore, l'essere ingiuriati e presi a male parole dai nemici. Perciò Antistene disse giustamente che chi vuole salvarsi ha bisogno di amici veri o di ardenti nemici. Gli uni infatti correggono quelli che sbagliano ammonendoli, gli altri ingiuriandoli. E dato che oggi l'amicizia è divenuta taciturna quando si parla con sincerità, mentre la sua adulazione è ciarliera, ma l'ammonimento rimane senza voce, dai nemici bisogna ascoltare la verità. Come infatti Telefo, non trovando fra gli amici un medico, sottopose la sua piaga alla lancia del nemico, allo stesso modo quanti non dispongono di benevoli ammonimenti debbono sottostare alle parole di un nemico che li odia, quando ne accusa e rimprovera la cattiva condotta, riflettendo però sull'opera, non sull'opinione di chi calunnia. Nel modo in cui quello che aveva pensato di uccidere il Tessalo Prometeo con un colpo di spada recise ed eliminò l'ascesso, tanto che l'uomo si salvò e apertosi l'ascesso se ne liberò, allo stesso modo il più delle volte un'ingiuria lanciata per odio o ira ha curato un difetto dell'anima
ignorato o mai preso in considerazione. Eppure, molte persone, quando vengono ingiuriate, non pensano se quanto detto appartiene loro, piuttosto che cos'altro appartenga a chi ha lanciato l'ingiuria. E come i lottatori non si puliscono dalla polvere, questi non si puliscono dalle ingiurie, ma anzi si colpiscono l'un l'altro ed in seguito, scontratisi, si insudiciano e si lordano reciprocamente. Invece, chi viene trattato a male parole dal nemico deve scrollarsi di dosso quello che gli viene attribuito più di una macchia che è presente sul suo mantello e che è mostrata all'attenzione di tutti. Se poi qualcuno ci dicesse cose che non ci appartengono, allo stesso modo dobbiamo cercare la causa da cui è sorta la maldicenza, fare attenzione e guardarci dal non cadere inavvertitamente in qualche errore prossimo o simile a quello rimproverato. Ad esempio, un'acconciatura di capelli ed una camminata degna più di una donna misero Lacide, re degli Argivi, sotto l'accusa di mollezza, e la stessa calunnia procurò a Pompeo il grattarsi la testa con un solo dito, sebbene egli fosse assai distante dall'effeminatezza e dal vizio. Crasso fu accusato di avere rapporti intimi con una delle vergini vestali, perché voleva acquistare da lei un buon terreno, e per questo motivo spesso la incontrava in privato e la colmava di attenzioni. E posero in discredito Postumia, tanto da essere giudicata colpevole di aver violato il voto di castità, una più facile inclinazione alla risata ed un'eccessiva audacia nel chiacchierare con gli uomini. Fu poi trovata pura rispetto all'accusa, ma il pontefice Massimo, Spurio Minucio, dopo averla assolta, le ricordò di non fare discorsi più indegni di quella che era la sua vita. A Temistocle, che non aveva alcuna colpa, Pausania inflisse il sospetto di tradimento per il fatto che lo trattava con amicizia e di continuo gli inviava lettere e messaggi. 7. Qualora dunque sia stata detta qualche cosa che non corrisponde a verità, non bisogna disprezzarla e trascurarla perché è una menzogna, ma esaminare fra quanto è stato da te pronunciato, compiuto, cercato con premura o per il quale ti si è dato da fare o fra i rapporti, cosa ha dato verisimiglianza alla calunnia e guardarsene e fuggirlo. Se infatti gli altri, imbattutisi in situazioni indesiderate, traggono un'utile lezione, cosa impedisce di trarre vantaggio dal nemico dopo averlo preso quale maestro che non pretende di essere pagato e di imparare in parte ciò di cui non si è consapevoli? Il nemico si accorge di molte più cose rispetto all'amico e l'amore è cieco intorno a ciò che si ama, come dice Platone, mentre nell'odio, oltre ad un'intrigante curiosità, vi è anche la disposizione ad aprire facilmente la bocca. Ierone venne ingiuriato da uno dei nemici per il suo alito cattivo. Tornato allora a casa, chiese alla moglie: «Ma nemmeno tu me lo hai fatto mai notare!» E quella donna, che era virtuosa e senza malizia, disse: «Credevo che tutti gli uomini avessero un tale odore!» Così, anche le cose percepibili con i sensi, quelle corporee ed evidenti a tutti, è possibile apprenderle prima dai nemici piuttosto che dagli amici e dai familiari. 8. A parte questo, non è possibile avere controllo della lingua, cosa che rappresenta una parte non piccola della virtù, soggetto sempre alla ragione e ad essa obbediente, qualora non si riesca a dominare con pratica, esercizio ed operosità i peggiori tra i mali, come l'ira. Difatti, la voce uscita involontariamente e la parola che fuggì la chiostra dei denti ed il fatto che alcune frasi volano via da sole sono cose che capitano soprattutto agli animi non esercitati, come quelli che scivolano e cadono per debolezza di spirito, per un'opinione che non sa trattenersi e per una condotta di vita sfrontata. Ma per una parola, certo la cosa più leggera, ne segue la più pesante delle punizioni, secondo il divino Platone, sia da parte degli dèi che degli uomini. Il silenzio non deve in alcun modo dare risposte. Non solo non sente la sete, come afferma Ippocrate, ma nelle ingiurie è nobile e socratico, anzi, degno di Eracle, se quello nemmeno quanto di una mosca si curava di parole odiose. E nulla è più degno e bello che mantenere la calma quando un nemico lancia i suoi insulti, né vi è esercizio più grande. Se infatti sei stato abituato a sopportare in silenzio gli insulti del nemico, molto facilmente sopporterai l'ira di una moglie che ti prenda male parole, ed ascoltando le più amare affermazioni di un amico e di un fratello,
impazienterai senza alzare la voce. Percosso e colpito, ti offrirai al padre e alla madre, calmo e privo di collera. 9. Quando una persona ha avuto sentimenti di compassione anche verso colui che ha fallito e lo ha soccorso nelle difficoltà ed ha dimostrato premura e pronto sostegno verso i figli del nemico ed i suoi affari domestici finiti nell'indigenza, chiunque non ne ammirasse la benevolenza e non ne lodasse la disponibilità, possiederebbe un cuore nero forgiato d'acciaio e di ferro. A Cesare, quando aveva ordinato di rialzare le statue abbattute di Pompeo, Cicerone disse: «Hai fatto rialzare le statue di Pompeo ed hai reso stabili le tue». Per questo motivo non bisogna risparmiare né lodi né onori riguardo ad un nemico che gode di buona reputazione. Questo comportamento arreca maggiore lode a quelli che lodano e acquista credibilità quando torna di nuovo ad accusare, perché non mostra sentimenti di odio verso la persona, ma è l'azione che ritiene inadatta. E poi la cosa più bella e vantaggiosa. Si tiene lontanissimo dall'invidia verso gli amici quando hanno successo e dai parenti e le loro fortune chi è stato abituato a lodare i nemici e non essere morso dall'invidia, né a lanciare il malocchio se a loro le cose vanno bene. E davvero, quale altro esercizio produce un vantaggio maggiore nell'animo o una migliore disposizione rispetto a quello che rimuove da noi la gelosia e l'invidia? Difatti, come molte delle cose che durante la guerra sono necessarie, ma inutili in altre circostanze, quando queste hanno acquisito forza di consuetudini e sono divenute legali, anche se danneggiano il popolo, non è possibile cancellarle facilmente. Allo stesso modo, l'inimicizia che insieme all'odio instilla l'invidia, depone poi gelosia, rivalità, godimento per i mali altrui e desiderio di vendetta. Ed oltre a questo, anche l'astuzia malvagia, e l'inganno e l'insidia, che seppure sembrano una cosa non cattiva né ingiusta contro un nemico, tuttavia, una volta che hanno preso piede, restano ed è difficile liberarsene. E poi, per abitudine, le usiamo contro gli amici stessi quando non hanno fatto attenzione ad usarle contro i nemici. Se dunque giustamente Pitagora, abituandosi fra gli animali irragionevoli ad astenersi dalla crudeltà e dall'avidità, pregava i cacciatori di uccelli e comprando le reti dei pesci ordinava che li lasciassero andare e vietava l'uccisione di ogni animale domestico, è certo molto più degno nelle discordie e nelle contese con gli uomini, se si è un nemico nobile, giusto e sincero, castigare sentimenti meschini, ignobili e malvagi e sminuirli, perché nei conflitti con gli amici egli resti ad ogni modo tranquillo e si astenga dal compiere cattive azioni. Scauro era nemico di Domizio e suo accusatore. Un servo di Domizio, prima del processo, si recò da lui per rivelare qualcosa di ciò che era ignoto a Scauro. Ma quello non lo lasciò parlare. Anzi, avendolo preso con sé, lo ricondusse dal padrone. Acatone, che accusava Murena di brogli elettorali e raccoglieva le prove, venivano dietro, secondo la procedura ordinaria, quelli che esaminavano i fatti. Spesso gli chiedevano se in quel giorno avrebbero raccolto qualche prova o si sarebbe occupato dell'accusa. Se quello avesse risposto di no, se ne sarebbero andati via convinti. Queste cose conservano la prova più grande della sua buona fama. Eppure, la cosa più grande e bella è che se siamo stati abituati ad usare giustizia anche verso i nemici, mai saremo portati a rivolgerci in maniera ingiusta ed ingannevole verso familiari ed amici. 10. Poiché, secondo Simonide, è necessario che ad ogni allodola spunti una cresta ed ogni natura umana porta rivalità, gelosia ed invidia, compagna degli uomini sciocchi, come dice Pindaro, si potrebbe ricavare un vantaggio non in misura moderata da queste passioni, purificandosi da esse nei confronti dei nemici e deviandole quasi che fossero dei canali il più lontano possibile dai compagni e dagli amici. Avendo ben compreso questa cosa, come sembra, Onomademo, uomo di Stato, che si ritrovava ad appartenere alla fazione vincitrice nel conflitto Achio, esortava i compagni a non cacciare tutti gli oppositori, ma a lasciarne alcuni, affinché, egli diceva, non iniziamo ad essere in contesa con gli amici dopo esserci liberati completamente dai nemici. Ed allora, anche questi nostri sentimenti, dissipati verso i nemici, daranno meno fastidio agli amici.
Infatti, il vasaio non deve invidiare il vasaio, né l'aedo invidiare l'aedo, secondo Osiado. Né si deve essere gelosi del vicino di casa, del cugino, del fratello che si impegna per conquistare ricchezza e che ottiene vantaggi. Ma se non vi è altro modo di liberarsi delle contese, delle invidie e delle rivalità, abituati ad essere morso quando i nemici sono tranquilli e sereni. Incita e rendi tagliente quell'emulazione che viene affilata su di loro. Come coltivatori raffinati credono di rendere migliori le rose e le viole piantandovi accanto aglio e cipolle, difatti si separa verso quest'ultimi tutto quanto nella linfa vi è di aspro e maleodorante, allo stesso modo il nemico, prendendo su di sé e trattando egli la tua cattiveria e il tuo malocchio, ti renderà più benevolo nei confronti degli amici che hanno successo e più innocuo. Perciò è necessario contendere con i nemici per la fama, le cariche pubbliche, gli onesti guadagni, non soltanto sentendosi morsi se quelli hanno qualcosa in più di noi, ma ponendo attenzione a tutto ciò per cui quelli hanno qualcosa in più di noi, tentando di superarli nell'impegno, nell'operosità, nella temperanza, nella cura che abbiamo delle nostre azioni. Così come Temistocle diceva che non lo lasciava prendere sonno la vittoria di Milziade a Maratona. Chi crede che il nemico, per la sua buona sorte, lo superi nelle cariche pubbliche, o nelle orazioni di difesa, o nelle attività di governo, o presso gli amici e i comandanti, quando dall'operosità e dall'emulazione affonda completamente nella malevolenza e nello scoramento, si ritrova insieme ad un'invidia pigra ed inconcludente. Quello che invece non è accecato intorno all'oggetto del suo odio, ma è divenuto onesto spettatore della vita, del carattere, delle parole e delle azioni altrui, riconoscerà che la maggior parte di quanto è invidiato deriva, a coloro che lo hanno acquisito, dalla cura, dalla prudenza, da azioni corrette. E mirando a queste, egli eserciterà il suo desiderio di gloria ed onori e taglierà via indolenza e pigrizia. 11. Se tuttavia i nemici, adulando o agendo disonestamente, o corrompendo o facendosi pagare, sembrano coglierne il frutto nei termini di qualche potere vergognoso e meschino presso le corti o nelle cariche pubbliche, non ci daranno fastidio, anzi, ci daranno gioia, perché noi contrapponiamo a loro la nostra libertà, la purezza della vita e l'integrità. Tutto l'oro che è sulla terra e sotto la terra non possiede altrettanto valore della virtù, secondo Platone. E bisogna tenere sempre pronto quel detto di Solone. Ma noi con questi non scambieremo ricchezza al posto di virtù, né le grida di elogio di spettatori invitati ai banchetti, né gli onori nei posti in prima fila presso eunuchi, concubine e satrapi. Difatti, nulla di invidiabile né di buono nasce da ciò che è indegno. Ma poiché l'amore è cieco intorno a ciò che si ama, come dice Platone, e i nemici comportandosi sconvenientemente ci offrono di più la percezione dei nostri errori, è necessario che né la gioia per i loro fallimenti rimanga inoperosa e neppure il dolore per i loro successi. Ma si deve tener conto, per mezzo di entrambe le cose, di come, facendo attenzione alle une, possiamo essere migliori di loro ed imitando le altre non peggiori. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Come trarre vantaggio dai nemici di Plutarco. Grazie per l'ascolto.